Radio Radicale, siamo con Paola Tommasi per commentare il voto delle presidenziali americane che non vede ancora nessun vincitore. Allora, mi sembra Biden è fermo a 238 delegati e Trump a 213, ma a quanto pare vuole già proclamarsi vincitore. Allora, che cosa sta succedendo? È successo che stamattina alle 6 ora italiana i tre principali stati ballerini, swing, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania erano tutti dalla parte di Donald Trump. Via via che aumentava lo spoglio, aumentava pure il consenso di Trump. Superato il 90%, alle 6 di stamattina c'è stato un blocco di 2-3 ore e subito dopo il Wisconsin e il Michigan sono passati a prevalenza Biden. Tra l'altro, le ore del blocco sono quelle in cui c'è stato il discorso di Biden, che è sembrato molto più ringalluzzito del solito perché durante la campagna elettorale non era in grandissima forma, invece era particolarmente brillante. Evidentemente aveva capito l'aria che tirava, ma è strano che sia successo tutto in una certa fascia oraria. Perché Allora, perché? si contavano i voti postali, che sono quelli più suscettibili di imbrogli, ma soprattutto, visto il Partito Democratico si aspettava una vittoria schiacciante di Biden, per cui anche i voti postali diventavano irrilevanti o in gran parte irrilevanti, non bisognava aspettarli fino alla fine. Quando hanno visto che invece c'era il testa a testa, secondo me, che è quello che pensa anche Trump, si sono presi una pausa per sistemare un po' le cose. Allora, si va alla Corte Suprema? Sì, Trump lo farà sicuramente, il che allunga i tempi del risultato, ma non è detto che vinca, perché bisogna vedere se si va alla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America o alla Corte Suprema dei singoli stati in cui si contesta il voto, e non tutte, tipo la Pennsylvania non è a maggioranza repubblicana come la Corte Suprema degli Stati Uniti, per cui non è detto poi che vinca, che venga riconosciuto il vantaggio. Certamente il riconteggio dei voti a un certo punto sarà necessario perché lo scarto è veramente in alcuni stati di 7.000 voti. Per quanto riguarda il tempo che intercorre da oggi al 20 gennaio, allora salta la data del 15 novembre per il voto dei delegati presidenziali? Ma bisogna vedere se Biden oggi dichiara la vittoria, perché potrebbe anche farlo una volta che si definiscono gli stati che sono ancora aperti. Bisogna vedere in queste ore cosa succede e poi da qui capiremo il 15 novembre, le tappe di dicembre fino al 20 gennaio. Senti, hanno fallito i sondaggi? Sì, perché comunque davano di nuovo una grande vittoria di Biden. Rispetto al 2016 hanno assottigliato il margine, ma sempre favorivano Biden. In più, e secondo me lo favorivano perché avevano messo il fattore Covid tutto a suo vantaggio, togliendo punti invece a Trump. C'è da dire che tutti e due i candidati, onestamente, vedendo anche i risultati, sono stati bravi. Trump perché comunque è riuscito, che avrebbe vinto in epoca pre-Covid a mani basse, ma dopo il Covid si pensava che perdesse clamorosamente, comunque ha recuperato tanto. E allo stesso tempo anche Biden, comunque non era scontato, a parte i sondaggi, che riuscisse ad arrivare a questo testa a testa con Trump, il quale, a parte il Covid, comunque i risultati sul piano economico, sul piano della politica estera e anche sul piano degli impegni mantenuti rispetto a quelli presi nel 2016, aveva portato dei risultati, per cui non era un facile avversario da battere. Sì, i 2 milioni di... So che questo non è importante perché sono più importanti i delegati, però i 2 milioni di voti di scarto a favore di Biden avranno un peso finale? Ma no, contano più 2.000 voti in un singolo stato che 2 milioni a livello nazionale. Quindi no, secondo me quelli sono irrilevanti. Questa situazione di stallo creerà incertezza internazionale, secondo te? Creerà sicuramente incertezza sui mercati,
che erano tranquilli perché comunque vince Biden o Trump, entrambi avevano delle linee, delle strategie molto definite e quindi molto nette, senza instabilità. Adesso c'è incertezza. Ultima domanda, le piazze torneranno a riempirsi secondo te? No, quello era un falso allarme, anche aver murato o comunque chiuso le vetrine dei negozi a New York. No. Poi alla fine Trump è una persona per bene, quindi... Beh, dipende da... Dipende quelli che scendono in piazza. No, però per dire, ci metterà del tempo se si fanno i ricorsi, però comunque poi alla fine riconoscerà il risultato. Bene, io ti ringrazio, grazie a Paola Tommasi. Grazie a voi.